benvenuti alla terza edizione della scuola di formazione organizzata dalla Federazione di Salerno. Siamo contenti che quest'anno siano venuti anche compagni da fuori provincia, quindi vi ringraziamo per essere qui, anche al compagno di Napoli che sta ancora per arrivare. Altri compagni ci raggiungeranno in serata perché non sono potuti venire proprio perché vi devono portare la roba da mangiare. Esatto, perché alcuni lavorano e quindi ci raggiungono in serata. Quest'anno l'edizione della scuola, come sapete, è incentrata sul conflitto sociale nell'era della globalizzazione. Una tematica che è stata scelta, diciamo, dopo varie riflessioni che abbiamo fatto come federazione, come collettivo intellettuale della nostra federazione, e pensavamo, come nuove generazioni di giovani comunisti, che era necessario interfacciarsi con altre generazioni che il movimento dei movimenti lo hanno vissuto sulla loro pelle e non. Ed è per questo che aprirà la scuola di formazione Maurizio, che ha vissuto quegli anni, che vive ancora il conflitto ambientale sulla sua pelle e che penso ci parlerà anche di questo in questa serata. In questa serata. Per ogni problema ovviamente potete rivolgervi a me o a Loredana. Le lezioni sono assolutamente frontali, nel senso che non c'è un professore universitario che parla per due ore e quindi noi prendiamo appunti con la testa chinata, quindi per qualsiasi cosa possiamo anche interrompere Maurizio, chiedere dubbi, perplessità, domande, approfondimenti. E dopo il seminario di questo pomeriggio ci riuniremo in cena per poi, penso, continuare con Antonio che ci parlerà un po' della musica degli anni 70 del conflitto e in maniera un po' goliardica. Non penso solo, soprattutto bisogna capire quando berrà Antonio a cena, perché si pensa che ci parlerà di qualcosa, di come la musica entra come elemento di comunicazione e come strumento di protesta e di lotta. Però è possibile pure che finisce, che si mette a suonare e saranno canzoni fino alle 4. Cioè, quindi buona formazione a tutti, buon divertimento. Al lavoro e alla lotta io passo la parola prima a Loredana, se vuole dire due parole, e poi a Maurizio. No, io semplicemente voglio ringraziare tutti, perché noi, appunto, come diceva Rossella prima, siamo alla terza edizione. La terza edizione di una scuola di formazione che abbiamo sempre inteso come momento da vivere assieme all'interno di una struttura che sia un campeggio, perché quando si è iniziato a pensare alla formazione, soprattutto per i giovani comunisti, si è pensato soprattutto all'idea della costruzione di un collettivo militante, di un intellettuale collettivo che appunto, come dire, si sperimenta anche nei giorni stessi della formazione, condividendo degli spazi, condividendo appunto il luogo che quest'anno e questo gli altri anni siamo stati a Pessum, ma soprattutto condividendo una quotidianità. Ed è per questo che appunto, come vi diceva prima Rossella, sin dal primo anno si è pensato di auto-organizzarsi nelle varie faccende e soprattutto abbiamo inteso una formazione non universitaria, con compagni organici a Rifondazione, come Maurizio che è un compagno della segreteria, ma anche con compagni fuori da Rifondazione, soprattutto per aumentare quelli che sono gli scambi che voi potete appunto avere durante le ore. Me ne racconto una: noi abbiamo aperto la prima scuola di formazione con dei compagni comunardi di Uropia, che sono dei compagni anarchici, proprio per iniziare, no, subito un confronto forte con un'esperienza che era quella di una comune, per capire appunto come si va poi a costruire all'interno di un unico luogo delle relazioni, la propria quotidianità e dalla politica poi come creare anche un sociale. Abbiamo avuto nelle scorse edizioni Imma Barbarossa con Pasquale Vozza, perché abbiamo soprattutto approfondito la questione meridionale, Gramsci e la questione meridionale. Con noi c'è stato anche il professore Francesco Rubino, che è un compagno che è stato in Rifondazione ma che oramai vive più a Parigi per lavoro che in Italia. Siamo stati con Raul Mordenti, c'è stato Dino Greco, ora in verità non li ricordo tutti, se qualcuno di voi che è stato alle scorse edizioni se le ricorda mi aiuta a ricordare. Francesco Don Vitaliano. Don Vitaliano.
appunto una serie di compagni che vengono da varie esperienze per arricchire quello che è il nostro dibattito. Quest'anno abbiamo voluto aprire con Maurizio. Io ringrazio i giovani comunisti della Federazione di Salerno che dopo una riflessione sono voluti arrivare appunto a discutere dei conflitti sociali all'interno dell'era della globalizzazione. Oggi è la volta di Maurizio, domani saremo con Antonello Pretrillo che è un compagno che insegna sociologia alla Sorossola Benincasa. Lui ci parlerà di conflitti soprattutto in Campania e come si è sviluppato il conflitto in Campania soprattutto sulle questioni riguardanti l'ambiente, tutte le varie esperienze dei comitati, delle varie discariche da Giuliano ad Aversa, gli inceneritori e qualcos'altro. Fermo rimanente che noi oggi non è che possiamo dire in maniera specifica di che cosa si andrà a discutere, perché molto uscirà fuori da quello che poi sarà lo scambio, diciamo, dei discendi con i propri docenti. Poi sabato invece avremo come relatore Italo Di Sabato, che curerà, al di là del fatto che Italo torna dalla Grecia, quindi come dire la curiosità è pure tanta di sapere appunto con il ritorno di Italo capire un po' meglio la situazione che in questi giorni si sta vivendo in Grecia. E là affronteremo comunque il problema della repressione, perché voi sapete benissimo che Italo è un compagno di Rifondazione che però è responsabile dell'osservatorio contro la repressione e lui fa un lavoro abnorme e assolutamente interessante sul fronte della repressione. E chiuderemo poi con Giovanni per parlare in particolar modo di quella che è l'attualità del comunismo, soprattutto per parlare di noi e di quello che noi in questo momento viviamo all'interno dell'Eurozona, in questa società, e di come ci dobbiamo come dire, anche munire di buoni propositi con un forte orgoglio comunista che ci caratterizza in questa società e capire come andare avanti. Poi è normale, ci saranno le curiosità sulla Rifondazione, sulla festa nazionale, sulla Grecia e quant'altro, e mi auguro che siano curiosità che verranno tutte quante fuori, perché si era chiesto da sempre ai relatori di fare un intervento iniziale di 20 minuti, 30 minuti, ma soprattutto di andare ad un confronto con tutti quanti voi. Io a questo punto ringrazio Maurizio e gli do appunto la parola per iniziare questo primo appuntamento di questa terza edizione. Come siamo contenti quando diciamo terza edizione? Allora, io vi ringrazio innanzitutto per questa occasione, per fare questa chiacchierata. Devo dire che quando Loredana mi ha proposto di discutere a partire dalla storia del movimento antiglobalizzazione ero piuttosto, anzi conservo una certa perplessità, dico perché questo è un paese di reduci e combattenti, non mi pare proprio che siamo già nelle condizioni di storicizzare una fase che è ancora aperta, però è anche vero che gli anni passano e fare un punto delle esperienze che si fanno è importante, visto che ho sentito che Giovanni nel Russo Spena nell'ultimo incontro parlerà, insomma si confronterà sull'attualità del comunismo. Io parto dalla fine del comunismo, cioè l'inizio della fase in cui poi si è riaperto uno spazio del conflitto con un movimento che poi in alcuni paesi è stato definito antiglobalizzazione, insomma le parole usate sono state anche diverse. E in che senso partire dalla fine del comunismo? Ovviamente se noi siamo qui riuniti non siamo tra quelli che teorizzano la fine del comunismo, né che nel 1989 sia finito il comunismo, però dentro il processo della globalizzazione neoliberista che comincia prima del 1989, l'89-91, quel periodo segna uno spartiacque, probabilmente voi per ragioni anagrafiche non lo ricorderete bene, però è stato un momento di rottura fortissimo a livello mondiale e soprattutto in un paese come il nostro. Sapete tutti, non ve lo devo dire io, quindi sarò brevissimo, che quella che abbiamo definito negli anni globalizzazione neoliberista è cominciata molto prima, è cominciata quel processo già dentro gli anni 70 come risposta alla crescita della conflittualità operaia e del conflitto sociale più in generale, ai mutamenti che c'erano stati. Io non entro al dibattito su cosa e come si è determinata, ci sono interpretazioni
più sovrastrutturali e altre più attinenti all'analisi del modo di produzione capitalistico e le contraddizioni oggettive dell'economia capitalistica che l'hanno costretta a una ristrutturazione a partire dagli anni 70, sicuro comincia negli anni 70 un dibattito nell'elite capitalistica che porta al famoso rapporto della Trilateral sulla crisi della democrazia di cui tante volte parliamo, ma è bene ricordarselo perché oggi nella crisi che c'è di qualsiasi cultura che abbia una visione un po' più complessa di un tweet, ovviamente le letture di processi storici diventano molto semplificate, per cui si fa molto strada il complottismo, no? Perché gente che ovviamente non ha mai capito neanche di vivere in una società capitalistica poi scopre che ci sta qualche potere un po' più forte nella massa dei cittadini e quindi pensa è tutto un complotto. In realtà alla fine degli anni 70 o negli anni 80 era normale discutere della Trilateral, almeno tra comunisti, e anche di Bilderberg. Proprio pochi giorni fa rileggevo un bellissimo libro che vi consiglio se lo trovate su eBay, perché credo che sia fuori commercio, Dinamiche della crisi mondiale, che era curato da un economista italiano comunista scomparso prematuramente, Riccardo Barboni, in cui si parlava del gruppo Bilderberg, ma non nel senso complottistico che va di moda oggi e che fa parte di una lettura di destra di quello che accade, che ci accade intorno, ma dentro una descrizione della maniera con cui si organizzavano le elite capitalistiche. Quindi, come abbiamo ripetuto tante volte, questo processo ha un fortissimo... ho una fortissima capacità di trasformare tutte le condizioni dentro le quali viene anche immaginato, pensato, le persone si situano rispetto alla propria condizione sociale, attraversa tutti gli anni Ottanta. Il neoliberismo non è una parola che comincia a circolare di recente, già io che vengo da quel periodo già se ne parlava tra la vittoria della Thatcher e quella di Reagan. Anche nell'immaginario cambiano delle cose, visto che stasera si parla di musica, poi forse parleremo di un contributo, è che il punk rock, il No Future, segna una rottura anche nell'immaginario rispetto ai movimenti giovanili precedenti. Poi ovviamente quando si ricordano le fasi di lotta si tende a ricordare più Woodstock che le lotte operaie, però anche quello è un segno di una rottura di un mondo, della fine della fase fordista, dell'avanzata delle lotte operaie, ma anche delle vittorie politiche delle sinistre, sia di quelle socialdemocratiche che comuniste, nell'Occidente e non solo. Tutto questo processo muta quasi tutto il contesto. Io voglio ricordarvi una pagina di Gramsci molto bella dei Quaderni, in cui Gramsci dice che ovviamente i padroni, la borghesia, non mi ricordo il termine preciso che usa, comunque le classi dominanti in qualche maniera rispetto al cambiamento sociale hanno un ruolo agente molto forte, consapevole, e hanno anche la maniera di pensarlo e di avere una mappa cognitiva di quello che gli accade. Hanno dei trust di cervelli, le classi subalterne dentro una trasformazione epocale come quella che si è determinata con la riorganizzazione capitalistica entrano in una fase di sbandamento. Dico queste cose perché oggi si tende, rispetto alle sconfitte che abbiamo subito negli ultimi anni, a buttarla tutto sull'epocale, sul sociologico eccetera, citando processi che invece si sono di lunga durata, cioè che non sono di ieri o dell'altro ieri, ma che sono depositati dentro un trentennio. E per cui dicevo, la controrivoluzione neoliberista si articola in tante mutazioni, ma anche in battaglie che tendiamo a dimenticare. Ultimamente c'è stato un bel film che, se non avete visto, consiglio a tutti, Pride, quello sulla lotta dei minatori inglesi, lo sciopero dei minatori inglesi. Uno degli esempi più importanti, insieme alla lotta in Italia precedente lo sciopero alla Fiat del 1980, ma in tutta Europa, ma anche negli Stati Uniti, ovviamente in forme diverse, perché negli Stati Uniti non c'è mai stata una sinistra politica forte, proveniente insomma di radice socialista e comunista. Al limite poi questo ne discuteremo, perché ha una sua
importanza anche per capire i nostri compiti presenti, perché anche è vero che non ci sono mai stati grandi partiti comunisti o socialisti di massa negli Stati Uniti, però ciò non ha implicato nella storia degli Stati Uniti che i comunisti fossero residuali o inutili. E siccome noi ci troviamo non nella situazione del 1950 in cui facevamo parte del Partito Comunista di Togliatti, che aveva la CGIL di Vittorio, ma una situazione molto americana, anche imparare dagli americani credo che ci sia utile per immaginare quale può essere il ruolo dei comunisti dentro un contesto dentro il quale noi viviamo. Continuando a saltare di palo in frasca, dicevo, noi abbiamo nel corso degli anni Ottanta, quindi l'offensiva neoliberista si dispiega in alcuni paesi in maniera più forte e estrema come l'Inghilterra, la Thatcher, soprattutto, e gli stessi Stati Uniti con Reagan. C'è nel dibattito questa questione del neoliberismo anche in Italia, chi se ne fece in qualche maniera portatore della maniera più forte come disegno politico fu Craxi con il craxismo, ovviamente declinandolo insieme a tutta una serie di altre cose che meno ci centravano, ma anche lì sarebbe interessante analizzare, perché parallelamente veniva messa in discussione la storia e il patrimonio del movimento operaio socialista e comunista, assimilando tutta Stalin da parte di, diciamo, degli intellettuali vicini a Craxi, e dall'altro poi si cominciava a, minando, diciamo, le fondamenta della storia del movimento operaio, facendo un po', cominciando a cavalcare un'operazione di revisionismo storico, dall'altro lato ci si tendeva a dare un look libertario, il famoso convegno di Craxi su Proudhon, un po' come farà poi una decina di anni dopo con il povero Rosselli Walter Veltroni quando divenne segretario del PDS, no? Che andò alla tomba di Rosselli, dimenticando che Rosselli in Spagna era a sinistra del Partito Comunista perché stava con simpatizzava con gli anarchici e col PUM, eccetera. Ma queste operazioni a cui assistiamo anche adesso, in cui ci sono fenomeni in cui si colorano di un aspetto di sinistra cose che non sono per nulla di sinistra, comunque allora cominciò l'offensiva sul decisionismo, sul riformare le istituzioni, sull'abbandono del proporzionale, sul presidenzialismo, così come i ragionamenti sul fatto che lo strapotere del sindacato e dei lavoratori, la spesa sociale impedivano al paese di essere competitivo, è una lunga storia. Tra i fenomeni di resistenza ne voglio citare uno particolare perché è legato poi a un pezzo della nostra memoria che bisogna ricostruire poi dal punto di vista storico con un po' di maggiore organicità di quanto farò io oggi, ma c'è sicuramente la battaglia che ci fu in Italia guidata da Berlinguer in difesa della Scala Mobile, che fu persa dopo la morte di Berlinguer, ma ricordato in uno sfortunato referendum in cui però su quella battaglia ci fu anche l'esolamento da parte di, intorno a Berlinguer, da parte di una parte del gruppo dirigente del Partito Comunista, che poi sarà quella che sosterrà di più la successiva involuzione, ma anche di una parte consistente del sindacato che non voleva quella battaglia. Lo dico perché in una maniera storica di vedere le cose che sono accadute nella nostra storia si tende a fissare l'immagine di Berlinguer soltanto agli anni del compromesso storico, mentre c'è un secondo Berlinguer, quello che segue appunto l'abbandono della strategia dell'unità nazionale, insomma dalla fine degli anni 70 per la prima parte degli anni 80, che invece a mio parere è fondamentale comprendere, anche per capire meglio la storia di Rifondazione Comunista e anche perché nel momento in cui si sciolse il PC nacque un partito che si chiamava Rifondazione Comunista e non un partito comunista mettendolo tra 10.000 virgolette ortodosso. Tornando a noi, negli anni 80 quindi ci sono delle fortissime lotte di resistenza all'avanzata del neoliberismo che parallela alla globalizzazione, resistenze politiche, lotte sociali, operai come appunto io citavo quella dei miners inglesi e del film perché è stata una di quelle che ha fatto più storia, e
Parallelamente c'è anche però una crisi che attraversa il marxismo e la sinistra, i comunisti, che è precedente anche quella allo stesso 89. Perché da quel che ricordo io, anche per esperienza personale, che già allora distribuivo volantini, già alla fine degli anni 70, anzi ho cominciato a distribuire volantini a Occupazione e Servizio di Polizia, che già si parlava di riflusso, non è una cosa che riguarda la vostra generazione. Come dicono gli assalti frontali, che credo siano miei coetanei, in mezzo alle sconfitte ci sono nato. E dicevo, dentro questa fase di crisi del marxismo, che già parte da una discussione intorno alla crisi del socialismo reale, che badate bene, nel dibattito della sinistra comunista non è cominciata nel 1989, ed è anche questo uno dei motivi per cui in Italia ci fu una parte dei comunisti consistente che si oppose alla svolta di Occhietto e alla liquidazione del PC, perché ovviamente la discussione rispetto alla crisi del socialismo reale era di lunga data. Dentro questo, e questo è un momento secondo me molto importante per capire anche le culture politiche del futuro, siamo confrontati successivamente nel movimento anti-globalizzazione con tanti compagni di strada, si è sviluppato il fenomeno che poi viene riassunto nella parola postmoderno, ma dentro la quale ci sta un sacco di cose, un po' come il comunismo, no? Quando crollò il muro di Berlino, una delle prime affermazioni di Pietro Ingrao contro chi voleva ridurre il comunismo a Erich Honecker, è un po' strana la cosa, che tutti questi che gli piacciono Honecker, un po' gli piacciono cose un po' diverse come alcuni dei vostri ex dirigenti. Ingrao disse: guardate, il comunismo non è una solo, insomma, dietro sta parola ci stanno molte storie. E tra l'altro, se posso, vi consiglio una bellissima raccolta di scritti e interventi di Ingrao, uscita di recente in occasione del compleanno dei 100 anni di Ingrao, che si intitola Coniugare il presente al presente, in cui ci sono tutti gli interventi di quel periodo 1989-91-92. E che ovviamente rappresentano, anche se Ingrao è uno dei dirigenti dell'ex PC più autorevole, una parte insomma delle culture politiche che hanno contrastato una determinata tendenza alla liquidazione del comunismo, ma per il peso di Ingrao secondo me è molto interessante, per noi soprattutto, perché non fosse per Ingrao probabilmente non ci chiameremmo Rifondazione Comunista, che ricordo era il nome della mozione principale che contrastava la svolta di Occhetto. Siccome noto ultimamente che un po' di questa storia è andata persa nella memoria, e forse su internet molti ragazzi arrivano al comunismo frequentando i siti del PMLI o di altro genere, insomma una visione del comunismo un po' troppo semplificata rispetto alla vicenda storica, mi sembra importante ricordarlo. Dicevo, nel corso degli anni Ottanta quindi c'è una forte resistenza all'avanzata del mio liberismo, parallelamente al fatto che la globalizzazione va avanti, anche qui sono molto riassuntivo, noi abbiamo i processi di delocalizzazione che oramai, insomma, io mi ricordo che già quando partimmo a cominciare a parlare di questa globalizzazione tutta la gente ci diceva: a noi ma non potete parlare dei problemi concreti, sembravamo degli strani, perché come accade sempre sembra sempre che tu parli di qualcosa che non ha nulla a che fare con il problema della casalinga di Voghera, tranne il fatto che quando poi tutto ciò di cui tu parlavi, ed è quello che sta accadendo in questo momento in Italia, concretamente si riflette nella vita materiale della gente, molti non si ricordano il riassunto delle puntate precedenti. Comincia con la delocalizzazione, comincia con una riorganizzazione, la controrivoluzione neoliberista del capitalismo e della maniera di produrre, il superamento del fordismo, su questo abbiamo discusso per una ventina d'anni e vi risparmio il dibattito, e abbiamo avuto però anche un fortissimo dibattito, un mutamento culturale, dicevo appunto il postmoderno. Dentro questo c'è stata una fortissima egemonia nel mondo intellettuale di una visione
della società e del conflitto che tendeva non solo a rimuovere forse le anche eccessive speranze ideologiche che c'erano state per la generazione, per usare un'altra categoria molto larga abusata, diciamo del 68, per cui il postmoderno si qualifica come rifiuto delle grandi narrazioni. Tra le grandi narrazioni c'è il socialismo e il comunismo, c'è il progetto di una società alternativa rispetto a quella capitalistica, che comincia a diventare molto demodè, insomma essere vista come una cosa che da un lato conduce per forza a Pol Pot, senza ricordarsi che senza di quella probabilmente non ci sarebbero state le ASL, le pensioni e gli insegnanti di sostegno a scuola, però gli intellettuali a volte procedono per grandi generalizzazioni, ma anche comincia a farsi molto forte l'abbandono, e forse la cosa principale, l'abbandono di una visione classista della società, soprattutto perché nell'immaginario le lotte che si sviluppano negli anni Ottanta sono lotte in cui c'è una fortissima resistenza da parte di settori forti della vecchia composizione di classe. Non a caso citavo i minatori inglesi o i metalmeccanici della Fiat, e ovviamente quello che poi sarebbe stato definito il post-fordismo, anche l'etichetta dell'idea, non si è ben capito dove si è andati a finire, ovviamente dentro la mutazione, quindi l'attacco di classe non è fatto solo della famosa marcia dei 40.000 o appunto del taglio della scala mobile o delle privatizzazioni, ma è fatta anche di un'offensiva ideologica dentro il quale chi si oppone alla globalizzazione neoliberista, anche questo è un argomento, quindi non è un'invenzione di Renzi e dei suoi pubblicitari, ma almeno una tiritera, un ritornello va avanti a 30 anni, chi si oppone è conservatore, nostalgico, difende forme di vita, di organizzazione della società, interessi obsoleti, tutto un repertorio che già conosciamo. Inutile anche aggiungere, però è bene farlo per contestualizzare un po', che alla fine di questo percorso insomma, abbiamo preso di tutti botte da tutte le parti, anche se nelle narrazioni della sinistra radicale siamo soddisfatti, andiamo a vedere abbandonano le proprie radici classiste o di sinistra, o diventano dei partiti come noi deboli, che sostanzialmente come quelli non riescono a costruire un'alternativa di massa vincente sul piano elettorale, comunque vanno avanti i processi di privatizzazione dei beni pubblici, dei servizi, va avanti lo smantellamento dello Stato sociale, e non è un caso che il capitalismo le classi dirigenti capitalistiche se ne debbano inventare uno al giorno di dispositivi per imporci un ulteriore passo indietro, ma le forme di resistenza sono state molteplici. Se noi pensiamo a quello che annunciava nel 1978 Margaret Thatcher, in realtà proprio perché le conquiste delle generazioni precedenti sono state di un certo peso e hanno mutato i modi di vita di milioni di persone in maniera non superficiale, nonostante questa continua offensiva del neoliberismo, lo Stato sociale malandato ancora c'è, e infatti cerchiamo ancora di difenderlo per quel che è rimasto. Noi adesso discutiamo probabilmente la nuova stagione di come fare un referendum per difendere la scuola pubblica dall'ennesima riforma, eccetera, eccetera, via discutendo. Lo stesso attacco alla purtroppo vincente con Renzi sull'articolo 18 arriva dopo anni di tentativi. Cioè, voglio dire, una serie di elementi, potremmo definirli di socialismo, che erano stati introdotti nelle nostre società, hanno avuto una loro resistenza. Faccio un esempio banalissimo, ma in questo momento negli Stati Uniti c'è un candidato, noi molto spesso non ce ne rendiamo conto qui in Europa e in Italia, perché un po' come accade
una compagna preziosissima che, se non avete invitata, prossimamente invitatela, perché è una miniera di saggezza ed è una grande partigiana come Lidia Penapace, no? Dice sempre una cosa rispetto alle conquiste del movimento femminista, che le nuove generazioni sono cresciute dentro un tale quadro di conquiste che le vivono come naturali. Però l'Afghanistan ci insegna che andare in minigonna può essere una cosa scontata, ma che nel 1979-80 nessuno si sarebbe immaginato che diventava una cosa impossibile da farsi. E questo un po' accade per noi, mi ci metto anche io, rispetto alla generazione di mio padre e rispetto alle conquiste che in Occidente sono state fatte dal movimento operaio, dai comunisti e non solo, dai comunisti, perché altrimenti se ce la raccontiamo solo sempre come una ritirata, secondo me ci sbagliamo. È un dato di fatto che in questo momento, dicevo, negli Stati Uniti un candidato come Bernie Sanders, che si autodefinisce socialista, e quando spiega che cos'è il socialismo elenca alcune cose che sono normalissime in Europa, anche se gestite male, soprattutto nell'Europa del Sud, in Italia, però voglio dire, dall'assistenza sanitaria universale a una serie di diritti pensionistici, all'istruzione tutto sommato ancora quasi gratuita rispetto agli Stati Uniti, dove ti devi indebitare per 30 anni per fare l'università e via discorrendo, e parla di socialismo, le definisce socialismo, lui cita ovviamente più il nord Europa che noi, perché se no non farebbe un buon marketing. Però noi tendiamo a sottovalutare il fatto che una serie di conquiste che la sinistra, i comunisti, il movimento operaio e socialista ha fatto sono depositate ancora nella coscienza persino di chi vota Renzi e Forza Italia, e sono ancora la leva su cui dentro la crisi capitalista noi possiamo fare una battaglia politica che non sia minoritaria o intellettualistica, che sia di massa. Comunque, tornando agli anni Ottanta, a cui tengo molto probabilmente perché era un teenager, negli anni Ottanta questa offensiva del postmoderno ha un carattere che possiamo dire in molti casi abbastanza reazionario, perché per esempio l'abbandono di una lettura della società fondata sul conflitto di classe disarma le classi subalterne moltissimo. E guardate bene, questo pesa anche dentro la maniera con cui si determina il conflitto sociale, perché negli anni Ottanta, voi non lo avete, molti di voi almeno, sulla maggioranza, non l'avete vissuto, però dalla fine degli anni 70 si cominciano a sviluppare nuovi movimenti dentro i quali poi quelli come noi ci stanno lo stesso, anzi in un paese come l'Italia, diciamo, la presenza sinistra di classe o comunista è preponderante, però nuovi movimenti che tendono a, soprattutto negli Stati Uniti d'America, in Italia ripeto questo è tutto molto ovviamente diluito dalla presenza storica di una sinistra molto forte, comunque che tendono a essere movimenti su single issues, cioè tu fai l'ambientalista e ti occupi solo dell'ambiente, anzi possibilmente solo di una questione ambientale specifica, il femminismo viene declinato più che in Italia, ripeto, all'estero in questa maniera. Si tende a creare, di avere una visione di movimenti fondati sul riconoscimento delle minoranze o sull'identità, la stessa, a mio parere fondamentale, poi avremo occasione spero di parlarne, tutta la vicenda del movimento di gay e lesbi che viene declinato in alcuni casi, in altri, cioè hai tanti movimenti che lottano, cioè non c'è più un progetto complessivo di trasformazione della società, e anzi porsi il problema di avercelo è considerato una cosa molto negativa. Nel frattempo va avanti la globalizzazione neoliberista, su questo io poi non ci entro, ne parliamo probabilmente dopo, i meccanismi di cui noi parliamo adesso relativamente all'Europa. Faccio un esempio banalissimo, il ricatto dell'Unione Europea, il meccanismo attraverso il quale la BCE ha strangolato il governo greco e il popolo greco durante la trattativa poche settimane fa, diciamo,
e la stessa Unione Europea la possiamo vedere come uno, è stato uno degli ultimi che è arrivato negli anni 90 con i trattati, uno dei tanti dispositivi messi in campo delle classi dirigenti globali, con ovviamente il consenso e la partecipazione attiva dei governi democraticamente eletti, per creare dispositivi che mettessero in difficoltà, rendessero difficile il terreno su cui il movimento operaio aveva acquistato un fortissimo potere contrattuale, che era quello dello spazio dello Stato-Nazione. Sostanzialmente in tutta Europa, a partire dal dopoguerra, se non avete visto vi consiglio un film documentario bellissimo di Ken Loach, Lo spirito del 1945, non so se l'avete visto, nessuno? Consiglio proiezione da fare assolutamente, perché ci fa capire anche una visione un po' più larga di quella che noi abbiamo, perché a volte tra di noi pensiamo che al mondo esistano solo i comunisti. Al di là che un tempo, più di 100 anni fa, tutti erano comunisti, erano tutti socialdemocratici insieme, quindi la discussione sarebbe lunga. Lo spirito del 1945, che Loach racconta cosa combina in Inghilterra il primo governo laburista inglese dopo la guerra, dopo aver sconfitto Winston Churchill, riforme che noi oggi sogniamo, come vengono poste le basi dello Stato sociale, eccetera, tutte le cose che noi conosciamo, nazionalizzazioni, scuola, edilizia economica popolare, tutto ciò che accade. E lo dico questo perché poi nella nostra narrazione che cosa accade? Accade che a fronte di questa avanzata del capitalismo, che non si fonda solo sulla coercizione e la repressione, perché è vero che nello sciopero dei minatori inglesi poi c'è il fatto che la Thatcher usa anche la repressione, o che per esempio, se voi prendete, c'è il regista Michael Moore, di cui film avete visto sicuramente, che c'è un articolo che è tradotto, che lo trovate in rete, che si intitola Quando è finita la classe media in America. In America sapete che la classe lavoratrice dell'operazione ideologica che è stata importata, perché recente anche l'Italia è stata definita classe media, mentre i soldi ci siano, qualche sia, dice comincia con lo sciopero dei controllori di volo. I controllori di volo votavano repubblicano, essendo pochi, iperspecializzati, potevano far sciopero e bloccare tutti gli aeroporti degli Stati Uniti, quindi erano ben pagati. Reagan sceglie per la sua offensiva antisindacale i controllori di volo, nessuno è solidale con i controllori di volo e manda, praticamente fa un intervento autoritario, perché appunto manda, fa un intervento di crumiraggio istituzionale sostituendo i controllori di volo. Michael Moore racconta, e anche questo è importante, perché alla fine i ritornelli che vengono usati per legittimare questa operazione, alla fine sono sempre gli stessi, sono 30 anni, sono sempre gli stessi, perché anche adesso si dice che quelli hanno dei privilegi, quindi no, l'articolo 18 è un privilegio il metalmeccanico che non è il figlio che sta al call center, eccetera. Ovviamente Reagan incentrò tutto sul fatto che i controllori di volo e i loro sindacati erano dei privilegiati, effettivamente lo erano dal punto di vista salariale rispetto, tant'è vero che maggioritariamente votavano pure repubblicani, però voglio dire che erano dei privilegiati, eccetera, e quindi spezza il fronte sindacale. Dico questo perché l'offensiva che della globalizzazione neoliberista, non dobbiamo mai dimenticarcelo, se no sviluppiamo una subcultura per cui basta inveire contro i poliziotti chiamandoli sbirri per fare la trasformazione sociale, e purtroppo non è così, magari forse è così. Si è costruita attraverso anche un fortissimo consenso che è stato costruito intorno alle politiche neoliberiste sui limiti che c'erano del compromesso sociale, socialdemocratico che si era formato in Europa negli anni 60 e 70. Però ripeto, dentro tutto questo contesto noi arriviamo al 1989-91, che è un effetto dirompente, perché dopo che il processo di abbandono delle basi storiche della socialdemocrazia aveva già colpito, diciamo, i partiti socialdemocratici classici in maniera forte, perché io vi dicevo del film di Ken Loach, perché non bisogna mai dimenticare che i partiti laburisti e socialdemocratici avevano rinunciato a fare la rivoluzione, ma non avevano rinunciato a difendere i diritti dei lavoratori che li votavano. La mutazione a cui noi assistiamo dentro la fase neoliberista progressiva, poi raggiunge il top con
Tony Blair, che anche sul piano simbolico cancella dallo statuto del partito laburista inglese la clausola in cui si diceva che lo scopo finale del partito laburista inglese era la socializzazione dei mezzi di produzione, cosa si tende a dimenticare, ma che faceva sì che anche i compagni trotskisti di Militant fossero iscritti al partito laburista inglese, anzi negli anni 80 ebbero anche un certo ruolo nelle lotte degli scioperi. Allora dicevo, dentro questa cosa qui, con l'89-91 per quanto riguarda il nostro paese, ma un po' in tutta Europa, c'è anche il fatto che questo fenomeno, cioè si rompe la diga anche dentro i partiti comunisti. Nel nostro paese abbiamo il fatto che non è seco, quando noi diciamo che abbiamo tanti difetti, però nel fatto che in Italia i comunisti stiano così mal messi, c'è anche il fatto che il più forte partito comunista dell'Occidente fa un congresso, anzi due, e a maggioranza, anzi larga maggioranza degli iscritti e dei dirigenti vota di sciogliersi. Guardate bene, non è che vota di sciogliersi per trasformarsi nel PD, mi viene detto che ci si scioglie per fare un progetto, però sostanzialmente si abbandonano gran parte dei capisaldi, come denunciammo allora, di una sinistra di classe, tant'è vero che parallelamente il partito, il nascente PDS, vi ricordo che passò da quella che era stata la storica difesa da parte del Partito Comunista Italiano del sistema proporzionale, del ruolo del Parlamento e di una determinata visione della democrazia, a diventare, insieme a tanta parte degli intellettuali di sinistra ex 68ini, tengo a precisare, compresi molti che ci criticano da sinistra o che sono da sinistra, insomma da posizioni grilliane, grilliste, non so come definirle, grilline, e comunque antipolitiche, per esempio Paolo Flores di Micromega, diventano sostenitori del modello della democrazia anglosassone e dell'introduzione del sistema maggioritario, che vi ricordo in Italia non c'è riuscita la democrazia cristiana negli anni del centrismo a imporlo con la legge truffa, ma in Italia si è affermato con Francesco De Gregori che cantava le canzoni a favore durante le trasmissioni di Michele Santoro, anche lui a favore, eccetera. Questo lo dico non per avere una linea settaria, ma per capire quanto è stato difficile il tentativo della rifondazione comunista, se siamo qui riuniti così malconci, e anche perché siamo andati davvero controcorrente per una ventina d'anni, anche rispetto ai settori che esprimevano una più forte criticità rispetto al sistema politico e allo stato delle cose, perché l'egemonia, diciamo, del pensiero unico è arrivata anche nei luoghi dove meno te l'aspettavi, e soprattutto perché tanta parte di questa egemonia e questa offensiva è arrivata da sinistra, questo ha causato anche una fortissima confusione nelle classi subalterne, perché finché per esempio la mutazione in senso autoritario al nostro sistema istituzionale era contenuto nel piano di rinascita nazionale di Ciogelli, per il popolo di sinistra era facile compattarsi per difendere le istituzioni democratiche. Quando ti arriva invece una proposta molto simile da quelli che dovevano essere, diciamo, quelli a cui insomma tu guardavi quando accendevi la televisione per capire come regolarti, è comprensibile la confusione e lo spaesamento sia tantissimo. Lo dico perché appunto a stare dentro un contesto di sconfitta bisogna sviluppare gli anticorpi, perché io vedo una tendenza tra di noi all'autoflagellazione che è assolutamente sbagliata, e che io penso che quello che abbiamo fatto in questi anni è stato un miracolo nelle società come la nostra, e tra l'altro con sistemi elettorali anche come il nostro oramai da tanti anni non è previsto che esistano partiti comunisti e comunisti organizzati in una forma di massa, e secondo me con un certo orgoglio questo ce lo dovremmo ricordare sempre, perché noi abbiamo, io vedo che i compagni, il primo che spara una stronzata di due secondi, molto, i compagni mettono mi piace, dovrebbero avere secondo me un po' più stima di quello che comunque con tanti difetti siamo riusciti a fare. Io la mollo qui, poi succede, veniamo alla fase che ci interessa di più, credo, almeno dalle chiacchierate che ho fatto brevissimo per telefono con Loredana, cioè la nascita del movimento antiglobalizzazione. Ripeto, noi stavamo dicendo quindi che c'è stata questa offensiva che ha visto una
un'organizzazione del capitalismo a più livelli, sia all'interno dei luoghi di lavoro, sia nella maniera di organizzarsi la società, una nuova egemonia culturale, una riorganizzazione a livello internazionale, con una serie di trattati internazionali che in qualche maniera sempre più costruiscono dei contesti in cui il luogo della decisione non è più quello dello spazio nazione, in cui sia attraverso le lotte sociali, per esempio le grandi vertenze sindacali legate appunto a una delle fondamentali conquiste del movimento operaio come contratti nazionali di lavoro, ma anche semplicemente l'esercizio della democrazia, il voto. Se tu devi prendere il voto dei cittadini, insomma i cittadini non gli puoi solo sputare in un occhio e prenderli a calci, qualcosa per cui i cittadini siano riconoscenti verso le classi dirigenti ci deve essere. Allora, ripeto, a fronte di tutto questo, io credo che noi possiamo segnare l'inizio di una fase diversa, almeno dal punto di vista simbolico, ma io credo non solo dal punto di vista simbolico, almeno comunque è stato così per noi. Voglio ricordare il clima che c'era in Tokyo, quel clima in cui chiunque riproponesse, anche nelle forme più moderne e più calate nella realtà sociale, una difesa del patrimonio comunista era quella che tu eri nostalgico, fuori dalla storia, eccetera. E ripeto, le principali lotte erano lotte difensive rispetto a quello che stava accadendo. Sul piano dell'immaginario, almeno, io credo che possiamo datare l'inizio invece di un movimento in avanti, almeno della ricostruzione, credo al 1 gennaio 1994, poi chiedetelo a Giovanni Italo se sono d'accordo, cioè alla insurrezione zapatista in Chiapas. Perché dico che è importante, ovviamente non per il peso specifico dei compagni zapatisti, non so chi di voi c'è stato in Chiapas, rispetto agli equilibri mondiali del capitalismo, però rispetto alla percezione di quello che stava accadendo sul pianeta, io credo che invece il peso sia stato fondamentale. Perché da un lato si ripresenta un movimento che nel suo discorso tende a unire ciò che l'egemonia del pensiero unico tendeva a dividere. E se non l'avete mai letto, ma l'avrete letto sicuramente, c'è il famoso primo discorso di Marcos, in cui spiega chi è Marcos, ma spiega anche le ZNN, non so se vi ricordate, in cui diceva: è un gay a San Francisco, un comunista dopo la caduta del muro di Berlino, una donna che aspetta la fermata, la metropolitana, la Città del Messico, cioè un immaginario in cui tutte le soggettività e i luoghi della conflittualità, e cioè tutta la frantumazione prodotta dalla transizione che si stava vivendo da anni, si prova a ricomporla, non attraverso la reductio ad unum, poi qui ci veniamo, a un unico soggetto, ma attraverso un'idea forse ripresa, dicono alcuni, dalla filosofia francese di Deleuze e Guattari, del concatenamento, e quindi non vedere la singola lotta come separata dalle altre, ma come lotta di quelli uniti. Anche qui, per esempio, adesso, siccome in Italia abbiamo sempre quelli che, perché hanno accesso ai media o hanno un nome per cui possono scrivere sui giornali, qualcuno se li legge, comunque qualcuno gli chiede di scrivere, ultimamente si dice che sia una novità che il conflitto non è più destra-sinistra ma alto e basso, no? Gli specialisti dell'acqua calda ce la stanno propinando come una grande novità. Io vi ricordo che al di là che nel 2008 noi bistrattati da tutti accusati di essere dei neostalinisti, cosa che attribuite a me è davvero, insomma, un ossimoro. Comunque, anche se lo sono stato alle scuole elementari, quando prima di tutto perché i vecchietti che conoscevano tutti difendevano Stalin, e poi il primo libro che ho letto è il libretto rosso di Mao, che era effettivamente piuttosto stalinista, e quindi avevo una visione. Però vi ricordo che noi facemmo una battaglia con lo slogan "in basso", sì, che si ripartiva in basso a sinistra,
Però ripeto, gli zapatisti propongono un'idea che c'è una società che sta in basso e che quelli che stanno in basso devono lottare contro quelli che stanno in alto, che quindi non mi pare una grande novità scoperta né da Podemos né da Bertinotti, ultimamente ha scritto qualcosa un po' più vecchia. E è un movimento che scoppia in un luogo non particolarmente centrale. Anche qui ci sono alcune tradizioni teoriche che poi cercano ognuna nel suo proseguire una guerra per l'egemonia che non ha più senso, la racconta sempre come se avesse capito tutto. Io, pur essendo un estimatore della tradizione dell'operaismo italiano, anzi me ne sento debitore, anche pace, allievo, diciamo, ovviamente, però diciamo, per esempio, tutta la tradizione dell'operaismo italiano considerava il terzo mondismo una cosa da buttare e pensava che nei punti alti dello sviluppo capitalistico si doveva fare la rivoluzione, cosa che poi non era sbagliata perché tutto sommato era un ritorno a Marx. Ricordo il più famoso articolo che apre questa tradizione, che è poi in Toni Negri, l'esponente più noto a livello internazionale di Mario Tronti, lo si intitola Lenin in Inghilterra. Al posto di Lenin in Inghilterra abbiamo Marcos in Chiapas. Però anche qui non fa niente, perché ci sono altri elementi di quella tradizione che troviamo nello zapatismo invece molto presenti, quindi non lo dico in forma polemica, dico perché noi apparteniamo a una generazione che a mio parere si può porre alle spalle tutte le tifoserie e le partigianerie delle tradizioni precedenti. Almeno noi di Rifondazione dovremmo cercare di studiarle tutte, imparare tutto, cioè di prendere tutto ciò che di buono c'è in circolazione nel patrimonio precedente, ma non partecipare a riunioni intergruppi di 40 anni fa o di correnti del movimento comunista che sta ancora a litigare su quello, al posto di avere una presa sul reale, che è una cosa molto più utile per tutti. Ovviamente quello che dico per quella tradizione vale anche per i compagni che pensano che se si recupera con gli altri va tutto bene, poi ci stanno quelli che vogliono recuperare Stalin e va tutto bene, eccetera, poi sono quelli che mettono tutti insieme e stanno bene lo stesso. È una piccola digressione metodologica, poi spero che serva ad aprire con chi non la pensa come me anche un po' di bagno. Ripeto, dentro la cosa degli zapatisti c'è un fatto importante, che l'insurrezione zapatista non è per protestare contro l'alcalde di San Cristo, non si chiama, di San Cristo de las Casas, perché è un corrotto, pure, sicuro. Però è contro il NAFTA, cioè contro l'accordo di libero commercio tra l'America del Nord e il Messico e i paesi esteri, e quindi c'è è uno di quei tanti pezzi trattati con i quali si è costruita l'architettura istituzionale della globalizzazione, appunto. E quindi è una rivolta molto localizzata, appunto il Chiapas, su una delle montagne al sud-est, messica, quindi molto localizzata, tra l'altro indigena, anche se poi le ZLN ha un nucleo, anche questo è un pezzo molto importante a mio parere di quello che dobbiamo intendere come rifondazione comunista, perché un gruppo di compagni che viene da un'esperienza maoista, marxista, leninista, eccetera, dopo la sconfitta, al posto di ripetere i santini, si mette in discussione nel radicamento, in un'esperienza storica di resistenza millenaria come quella del Chiapas, e comunque Maya, eccetera, eccetera, e dei popoli indigeni. Comunque, quindi, è un'esperienza molto localizzata, ma al tempo stesso globale, perché parla di una cosa come la globalizzazione neoliberista in termini espliciti, comprensibili, anche con un linguaggio molto potente e poetico, al contrario delle sinistre in Europa. E che quindi parla contemporaneamente a tutti i nordamericani, a noi, eccetera. Per questo ha una proiezione fortissima. Considerate che in quel momento, ma ancora oggi, di guerriglie che resistono in giro per il mondo, ma che non riescono a mettersi in connessione al di fuori, cioè in India c'è una guerriglia della Madonna molto più incommensurabile con quella degli zapatisti, ma che non è riuscita a entrare in sintonia con un movimento mondiale. E poi c'è per la prima volta anche questa cosa, a mio parere, eccessivamente mitizzata della rete, di cui nelle controculture si era già parlato anche in Italia attraverso il fenomeno del cyberpunk,
che tra l'altro in Italia ha avuto una lettura politica nei centri sociali e soprattutto attraverso un compagno che non smetteremo mai di ringraziare come Primo Moroni, che è stato un grandissimo intellettuale di movimento e organizzatore di cultura dentro i movimenti, proveniente tra l'altro dal Partito Comunista Italiano, cosa che si tende a dimenticare spesso, e che ne uscì negli anni 60, ha fatto tutta la storia dell'estrema sinistra, ma che di quel sapere manteneva secondo me molti elementi essenziali che molti che ripetono a pappagallo le frasi fatte delle culture che si sono sviluppate alla sinistra del PC, di certo spessore storico a volte non si rendono conto. Lo dico sempre perché io penso che bisogna andare oltre tutte le appartenenze codificate, utilizzare tutti i patrimoni di esperienza che sono stati prodotti nel nostro paese e a livello globale dalle sinistre di classe. Dicevo, c'è il movimento quindi zapatista, a mio parere fondamentale, nello scatenare una nuova consapevolezza che immediatamente, tra l'altro, con cui si apre un'interlocuzione da parte di Rifondazione Comunista. Io non ero iscritto a Rifondazione Comunista perché dopo aver fatto la battaglia contro lo scioglimento del PC non aderì a Rifondazione perché non mi convinceva l'idea che ci si mettesse insieme in maniera caotica solo sulla base di un riferimento simbolico al comunismo. Votavo Rifondazione, però non mi ero iscritto anche perché non avevo voglia di litigare con studiare eccetera, e facevo movimento. Mi ricordo che rimasto impresso che invitai Giovanni Russo Spina, che era stato in Chiapas subito dopo la rivolta per il nostro gruppo parlamentare, a fare nella mia città un'assemblea che ebbe un grandissimo successo, era proprio nelle settimane subito dopo la insurrezione zapatista, e c'erano 200-300 persone, una città di 100.000 abitanti, insomma non accade tutti i giorni, con un parlamentare di Rifondazione Comunista. L'unico partito che non era presente con i suoi dirigenti era Rifondazione Comunista, che tra l'altro discusse nel Comitato Federale di assumere iniziative disciplinari nei confronti di queste attività frazionistiche che erano fatte dal compagno Acerbo, salvo il fatto che un compagno si alzò, ricordo che era difficile prendere provvedimenti disciplinari verso uno che non era iscritto al partito. Però per dire delle contraddizioni che ci portiamo alla nostra storia, poi con questi compagni mi sono iscritto alla Rifondazione e abbiamo fatto tantissime battaglie insieme, tranne perdere gran parte dei supercomunisti nella scissione capitanata da Cossutta per sostenere il governo Prodi del 98. Lo dico perché periodicamente il supercomunismo si ripresenta, ma che adesso c'è in Italia un partito supercomunista, tra l'altro, che va oltre posizioni che non ci sono mai state, che è un po' surreale, e fa parte anche questo della postmodernità in cui le cose si rimettono insieme un po' in maniera assurda, perché insomma, posso capire le forme di neostalinismo postmoderno, ma che insomma bisogna mettersi un po' d'accordo con la propria biografia, diciamo. Ripeto, c'è il movimento zapatista, di cui io credo che Rifondazione negli ultimi anni abbia un po' perso, anche forse per le caratteristiche che ha avuto il vostro gruppo dirigente nella fase successiva al 2008, però sia il rapporto, però insomma l'elaborazione del movimento zapatista secondo me è fondamentale. E nella biblioteca per la formazione che abbiamo fatto insieme a Dino Greco abbiamo messo uno dei tanti scritti di Marcos, La quarta guerra mondiale è già cominciata, che è di tanti anni fa, ma che è di un'attualità incredibile. Tra l'altro qualcuno, quando il Papa ha detto che eravamo dentro quasi la terza guerra mondiale, tutti hanno detto che grande novità. In realtà Marcos era andato un po' più avanti, però l'acqua calda in Italia viene sempre presentata come una grande... Vi invito a leggerlo perché è davvero un contributo fondamentale. E l'altra data spartiacque io credo che sia il, ancor di più come generalizzazione e crescita del movimento qui in Italia, anche se lo zapatismo, io vi ricordo, come rifondazioni, centri sociali e reti di sostegno di zapatisti, noi facemmo in Italia, che non è esattamente un paese confinante nel Chiapas, a Roma una manifestazione nazionale con 50.000 persone vere a sostegno degli zapatisti degli anni 90. Questo dà l'idea di quanto ha pesato quell'esperienza nella ripresa di una nuova generazione,
nella ricostruzione di un tessuto militante in una generazione che poteva essere condannata soltanto all'egemonia più o meno radical, scicco meno, però di un discorso che teneva fuori tutto ciò che aveva a che fare con la storia dei comunisti e del socialismo. Poi c'è Seattle, che ha un'importanza fondamentale, anche se devo dire, poi siccome il movimento è diventato un po' come le saponette detersivi, si è usato per vendere un po' di tutto, però ha un'importanza fondamentale perché appunto saltando questa volta la rivolta si esprime nel cuore del capitalismo, negli Stati Uniti. E a livello simbolico ci fu un fatto bellissimo che poi fu spiegato successivamente in un bellissimo romanzo da Valerio Evangelisti, Noi saremo tutti, se non l'avete letto vi consiglio, perché a Seattle, no, vi ricordate, ci fu il vertice sul WTO, tranne pochissimi di noi che seguivano i movimenti americani, non ne sapeva un cazzo nessuno, e quindi ovviamente nei telegiornali questo scontro di massa che ricordava quello di Chicago nel 1968 alla convenzione democratica sulla guerra del Vietnam ebbe un impatto mediatico enorme persino nella TV italiana, è tutto dire, e soprattutto colpì il fatto che c'erano, si disse, quelli che difendevano, gli ecologisti che difendevano le tartarughe, i sindacati più militanti, ogni sorta, c'era il blocco nero, insomma gli anarchici, c'era di tutto, comunque tutte le figure sociali e le soggettività di movimento che il discorso dominante tendeva a dividere erano insieme. E soprattutto ci fu questo fatto simbolico che un gruppo di operai e portuali cantò l'Internazionale, tutti dicevano a do cazzo sono usciti questi che cantano l'Internazionale nel 1999, se leggete Noi saremo tutto di Valerio Evangelisti si scopre che non solo che sulla costa occidentale degli Stati Uniti nel 17-18 furono proclamati i soviet e bloccati i porti per non far partire le navi cariche di armi e soldati per la Russia, e che c'è una tradizione del sindacato dei lavoratori marittimi, dei portuali californiana che ha visto, nonostante il maccartismo, una presenza comunista, anzi possiamo dire un'egemonia comunista che ha attraversato la storia, per cui i pronipoti di quella storia erano a Seattle, e si vede che l'Internazionale la conoscevano ancora visto che l'hanno cantata. La dico questa perché questa continua, se la nostalgia, il nostalgismo e avere una mania di copiare le cose del passato in una maniera su cui già ironizzava Carlo Marx con i suoi coetanei che volevano imitare quella della rivoluzione francese e quella della rivoluzione francese che volevano imitare, diciamo, il dibattito dei tribuni della plebe romani, però noi dall'altro lato abbiamo un nuovismo irritante perché ogni cosa è una novità che si è inventato un genio in quel momento, mentre c'è una storia lunga dei movimenti, del conflitto eccetera, che è bene tenere in mente. Dicevo, a Seattle, intorno al discorso del WTO, accade una cosa importantissima perché l'effetto non solo negli Stati Uniti ma in Europa è fondamentale, e ripeto, l'elemento io credo più importante è quello dal punto di vista dell'immaginario. Come sapete, lo stesso concetto di classe operaia, che per noi è insomma adesso è andato un po' in ribasso, diciamo, però che è stata una maniera, attraverso mio padre faceva l'operaio e diceva, quando gli chiedevano, pensava di far parte della classe operaia, non era normale, se teniamo conto gli impiegati, insomma la classe lavoratrice, un concetto attraverso le quali le classi subalterne si sono autopercepite per un centinaio di anni. Noi tendiamo a dimenticare che però la classe operaia è stato un concetto politico, cioè prima che una serie di agitatori cominciassero a dire alla gente guarda che noi siamo tutti proletari, siamo tutti classe operaia, la gente era abituata a pensarsi come ciabattini, cioè insomma in base ai singoli mestieri, cioè a non pensare di far parte di un'unica classe. E dentro la globalizzazione neoliberista, il fatto che in Chiapas accada quella cosa, poi accada a Seattle e poi via discorrendo, è una serie di lotte che si percepiscono separatamente, sia come luoghi del conflitto che come soggettività, sia come modalità del conflitto, si comincino a trovare insieme, soprattutto che il nemico sia comune, e in qualche maniera, in forma inconscia o in forma consapevole,
un modo per cominciare a ridefinire su scala globale una idea, un concetto di classe. Poi qualcuno ha voluto usare un concetto, proporre di ritornare a un concetto precedente, anche a quello di classe, per dire classe in questa molteplicità, e cioè la famosa teorizzazione dei negri, la moltitudine, eccetera, ma non ci entro, anche se io la ritengo interessante e molto spesso demonizzata senza averla studiata, cosa diffusa nella sinistra italiana, forse. Però ripeto, questa cosa è molto importante. Se voi pensate al più importante storico della classe operaia e della nascita della classe operaia, l'inglese E.P. Thompson, il quale diceva che sostanzialmente tu hai cominci a avere una classe, comportamenti di classe, quindi un insieme di individui e gruppi sociali cominciano a autopercepirsi come avere degli interessi comuni e soprattutto un nemico comune. Ed è evidente che se la gente comincia a capire che non se la deve prendere solo col sindaco che prende le mazzette, o solo col governo di Berlusconi o di Renzi, o solo col suo datore di lavoro, ma manco solo con la Confindustria nazionale, ma se la deve prendere con un capitalismo globale, comincia anche a identificarsi in una maniera diversa e a ragionare sul suo stare nel mondo e lottare per difendere i propri diritti in maniera diversa. Da Seattle, siamo più vicini, quindi ve lo ricorderete tutti, abbiamo avuto un'esplosione del movimento in tutta Europa, negli Stati Uniti, a livello globale. E un'altra tappa fondamentale, a mio parere, è il Forum Sociale Mondiale, che nasce sempre dentro questa costruzione lenta. Poi ovviamente ho riassunto molto, anche se mi sono dilungato più di quanto fosse dovuto. Abbiamo il Forum Sociale Mondiale che nasce in America Latina, continente in cui le politiche neoliberiste e le modalità autoritarie con cui vengono imposte, che stiamo saggiando noi, le avevano saggiate negli anni Ottanta. E su questo poi una piccola parentesi: quando noi parliamo di una cosa che sembra impossibile e che finora è accaduta solo in Grecia, e tra l'altro con risultati, diciamo, al momento, insomma, con qualche difficoltà, cioè il fatto che la sinistra radicale prendesse il posto della sinistra moderata, diciamo, nella rappresentanza classico popolari, prima è accaduto in America Latina. Perché quando noi parliamo dell'America Latina e dei governi a cui facciamo riferimento in America Latina come nostri compagni, insomma, noi parliamo di movimenti dal PT brasiliano a quello di Chavez, a quello di Morales e via discorrendo. È diverso il discorso del Cile, dove siamo in un contesto più simile al nostro europeo, diciamo, di un centrosinistra. Però parliamo di partiti nati dentro e intorno i movimenti che negli anni Ottanta si oppongono alla globalizzazione neoliberista in America Latina, che provoca crisi enormi, e che praticamente sconfiggono le vecchie destre e i vecchi centrosinistra moderati. Io vi ricordo che la prima volta Lula non vinse contro il candidato conservatore, vinse contro il candidato socialdemocratico liberista, cioè, diciamo, chiamiamolo renziano, Cardoso, che tra l'altro era un ex marxista, un ex economista marxista, che quella generazione, diciamo, ha dato molti contributi al trasformismo a livello mondiale, non solo italiano. Lo dico per capirci, perché quando noi diciamo questa cosa folle, che ci dovremmo porre il problema di un'alternativa, non solo di costruire delle forme politiche per gestirci un piccolo porticello antagonista, eccetera, a provare a costruire qualcosa che sia maggioritario, l'esperienza latinoamericana è assolutamente una maniera molto, anzi che ha ispirato, diciamo, anche la nostra esperienza con il partito della sinistra europea come idea a questo taglio. Il Forum Sociale Mondiale, come saprete, nasce nell'intreccio tra movimenti sociali latinoamericani ed europei e il partito di Lula, il partito dei lavoratori, che adesso è un partito di governo da tanti anni, è stato anche più moderato, eccetera, ma rispetto al quale secondo me c'è una supponenza anche eccessiva in ambienti, più le minoranze sono ristrette, più sono capaci di insegnare agli altri come si fa la rivoluzione.
lo diceva già Trotsky a quelli che visitavano la Russia, che vedevano solo ciò che funzionava, non era ancora stato mandato in esilio, diceva, ma più sono acritici, più sono incapaci di fare la rivoluzione a casa proprio, più arrivano qua e non ci capiscono niente, o dicono cose iperbolicamente infondate. E dicevo, il Forum Sociale Mondiale nasce a Porto Alegre, dove c'era, e Lula non aveva già vinto il PT, ma c'era un'esperienza di governo del PT molto avanzata, il famoso bilancio partecipativo, eccetera eccetera. Dentro questa elaborazione comincia una cosa fondamentale di cui bisogna tener conto, cioè la discussione sulla, comincia a tornare a essere di critica, cioè non di lotta single issues, come dicevamo, in cui nel caso del conflitto capitale-lavoro solo resistenza, eccetera, nel caso delle altre forme di lotta, dall'ambiente ai diritti, eccetera, eccetera, lotte settoriali, ma a cominciare a riarticolare una critica complessiva del capitalismo e del neoliberismo. Questo è un discorso fondamentale per noi. Arrivo alla conclusione che per me è Genova. A Genova noi raggiungiamo in Italia l'apice di questa crescita, perché anche qui noi siamo abituati a vedere soltanto le sconfitte, ma io vi ricordo che avendo un dibattito pubblico che era tutto polarizzato tra berlusconiani e anti-berlusconiani, noi e i matti come noi che fecero il Genova Social Forum, e quindi con tutti i movimenti che però tutti avevano un carattere insomma non esattamente proprio gigantesco, ricordo che neanche la CGIL aderì alle giornate di Genova, soltanto la FIOM, anche qui c'è una lunga durata delle esperienze, probabilmente se ci ritroviamo con determinati pezzi CGIL più in sintonia non è casuale, c'è un percorso di più lunga durata che ha anche a che fare insomma con storie che hanno della sinistra sindacale, del PC e della nuova sinistra. Comunque a Genova accade un fatto che non si può sottovalutare, cioè il fatto che noi riusciamo a creare il rispetto a un centro-sinistra che in Italia era semidistrutto dal berlusconino, dal successo di Berlusconi, un'opposizione di massa. E non ci, ai tanti che ci dicono che noi siamo quelli che hanno fatto vincere Berlusconi e che facemmo cadere il governo proprio, le solite pippe che vi avranno detto quando fate volantinaggio 2000 volte, quelli che portano dentro di sé i residui di una storia passata insieme a tutti gli effetti della pubblicità contemporanea messa insieme, televisiva, il peggio di due mondi a volte delle stesse persone. Ebbene, io credo che noi possiamo rivendicare che con Genova noi, dico come movimento, che poi fu definito movimento dei movimenti, appunto per dare quell'idea di come mettere insieme le tante differenze e fare un'unità che non fosse appunto una riduzione oramai diventata impossibile, di questo spero che discutiamo, ripeto, credo che noi dobbiamo rivendicare con orgoglio che se in Italia ci sono stati alcuni anni di resistenza di massa, movimenti anche fatti poi da altri e non solo da noi, ma comunque che nelle piazze è stato sconfitto il berlusconismo, perché c'è stata Genova, poi c'è stata tutta l'ondata dei girotondi, c'è stato l'articolo 18, c'è stato come accade in tutti i cicli di lotta, che tu cominci, quando la gente prende l'abitudine l'azione collettiva è contagiosa, come è contagiosa la depressione individuale quando non ci sono forme per rispondere a una crisi che siano collettive, o la fuga diciamo in quella fase qui. Io credo che abbiamo costruito qualcosa di fondamentale in Italia, che ha raggiunto in Italia e a livello internazionale l'apice con il movimento contro la guerra americana in Iraq, e che proprio perché raggiunge il suo livello massimo come capacità di mobilitazione di movimento, lì credo che c'eravate quasi tutti, perché era il 2003, o no? No, vabbè, comunque io c'ero, pure tu. Sì, no, io c'ero. Capito, dicevo, non è che è andato nel 2012. Esatto, dicevo, nel 2003 però accade una cosa che in Italia ha un impatto maggiore che in altri paesi,
Per cui il grande successo del movimento si sostanzia nel fatto che poi la guerra si fa lo stesso, i movimenti non possono cambiare le cose, eccetera. E qui davvero chiudo. Io credo che questa visione dell'impotenza dei movimenti sia una visione completamente sbagliata, perché tutto quello che è accaduto con quella grande mobilitazione, quello che si è sedimentato in quella stazione, poi è riemesso in tante forme. La stessa Siriza, che oggi, ripeto, ha tanti problemi, non sarebbe manco nata se non ci fosse stata quella fase di movimento. E in Spagna oggi non avremmo avuto il movimento, prima il movimento degli indignados e poi quello che sta accadendo adesso, se non ci fosse stato quel ciclo di movimento. E per quanto riguarda l'Italia, il discorso è diverso, ma sarebbe lungo. Io voglio chiudere semplicemente con una citazione di un grande pensatore rivoluzionario, anche se mi sconosciuto, della seconda metà del Novecento, William Burroughs, che diceva nel Pasto Nudo che uno dei protagonisti spiega che a volte per controllare la società e impedire il dissenso non c'è bisogno, c'è una forma di controllo, poi questa cosa sarà ripresa da Deleuze nel famoso scritto La società del controllo. William Burroughs diceva, insomma, non c'è bisogno manco di tortura, c'è una cosa più efficace della tortura, dei manganelli, eccetera, e si chiama DT, demoralizzazione totale, ed è quella che abbiamo vissuto in maniera diffusa in questi anni e da cui spero che troviamo la modalità di uscire per far esplodere il conflitto anche in questo paese, che ce n'è davvero bisogno.